Simone Vanni, riconfermato alla guida del settore fioretto della Nazionale Azzurra Paralimpica, comincia un nuovo ciclo. Simone, con quali aspettative? Ma le aspettative sono quelle di confermare, se non migliorare, quello che è stato il ciclo precedente. Sicuramente quello di fare più gare dell'anno scorso, visto che non abbiamo praticamente fatte. No, vabbè, a parte gli scherzi, cercheremo di inserire qualche pedina più giovane, qualche forza fresca, e poi vediamo come andrà. Il tecnico che ha accompagnato a fondo pedana i trionfi, le emozioni di Tokyo 2020, così come accadde già a Rio 2016 nel fioretto femminile con Bebe Vio. È inevitabile chiederti quanto questo effetto traino, questo circolo virtuoso che si è aperto con il fenomeno Bebe, possa aiutare la scrima paralimpica in genere, l'arma di cui sei specialista in particolare. Sì, io credo che l'effetto Bebe vada proprio oltre anche la scherma paralimpica, nel senso che io credo che abbia aiutato proprio la scherma. Tanti bimbi, tanti ragazzi, sia in carrozzina che in piedi, vengono nelle palestre a vedere Bebe Vio e poi ritornano nelle varie palestre della società. Quindi questo è sicuramente un traino fortissimo che noi federazione dobbiamo saper sfruttare, ma dobbiamo anche riuscire a proteggere quello che è la ragazza, la donna Bebe Vio. Insomma. Il programma di preparazione è un quadriennio, che chiamare quadriennio vuol dire usare espressione impropria, è molto meno il tempo che ci separa da Parigi 2024, ma non c'è soltanto Parigi, ci sono anche tanti altri appuntamenti internazionali. Come c'è da lavorare per far sì che quel discorso che tu accennavi, questo continuo crescere, possa poi materializzarsi con i risultati in pedana? Sì, il triennio passerà molto velocemente, anche perché 2 anni prima, quindi nel 2022, noi cominceremo già la qualifica paralimpica per le Paralimpiadi di Parigi, quindi avremo ancora meno tempo a disposizione per provare. Però devo essere sincero che sono già 7 anni che lavoriamo con questi ragazzi, quindi spero che abbiano già capito il modo di lavorare, sia in palestra quando sono convocati in nazionale, ma soprattutto nelle loro palestre. Speriamo che i ragazzi grandi possano fare da traino per le nuove leve. Accetta l'ultima domanda più sciocca: da tirare l'Olimpiade da fiorettista a viverla da tecnico a fondo pedana nel settore paralimpico, quanto cambia l'emozione, cosa c'è in comune? No, cambia tantissimo. L'emozione in comune c'è sicuramente l'emozione di salire e anche un po' di paura in quello che succederà. Poi per il resto è tutto differente, perché quando tiri te pensi solo a te stesso e quindi a fare il meglio e a cercare di trovare le soluzioni per vincere. Quando invece sei maestro, CT come in questo caso, sei praticamente un risolutore di problemi, perché devi pensare a tutti e tutti devi far sì che tutti si possano trovare nelle migliori condizioni per poter provare a vincere. Poi riuscirci e non riuscirci, poi sta ragazzi.